Com'è nata l'idea di scrivere un libro sul mostro di Firenze? Ma è nata in realtà perché l'editore, un editore romano, mi telefonò e all'epoca lavoravo nella cronaca della Nazione e occasionalmente mi interessavo di questi delitti del mostro, ma non in chiave investigativa più che altro, ma semplicemente con articoli di costume, di accompagnamento. E subito, immediatamente a ridosso, se ricordo, del delitto di Giogoli, e in cui furono uccisi due ragazzi tedeschi per errore, perché non era una coppietta semplicemente interpretata come coppietta semplicemente perché uno dei due aveva i capelli lunghi e poi era di notte. E quindi scrissi questo libro, lo scrissi in una settimana. E ricordo che utilizzai alcuni articoli che avevo già pubblicato sulla Nazione, erano articoli abbastanza, come dire, nuovi sulla materia, perché all'epoca era, insomma, le investigazioni si facevano sempre in modo, come dire, antico e anche in modo un po' scoordinato, casereccio. Uso proprio questo termine perché, insomma, era anche gli investigatori un po' più attrezzati culturalmente, e soprattutto in particolare l'allora sostituto procuratore Vigna, che poi è stato responsabile dell'antimafia, anche lui si accorse che sul luogo del delitto finivano per confluire tutta una serie di personaggi che col delitto e con le indagini non avevano niente a che fare, tipo cacciatori di souvenir, agenti, carabinieri o marescialli che venivano e calpestavano e, come dire, manomettevano in qualche modo il luogo del delitto, con risultati spesso, insomma, addirittura ridicoli, perché per mesi, a un certo punto, dopo il delitto di Giogoli, si indagò su una impronta particolare che tutti attribuivano al mostro perché era messa in una posizione tal dei tali, strategica, e invece si scoprì poi che era l'impronta della scarpa di un maresciallo o di un sottufficiale dell'arma. E allora, scrivendo, occupandomi di queste cose, venne a conoscenza dell'esistenza negli Stati Uniti di una unità speciale dell'FBI che si chiamava Behavior Science Unit, BSU, e allora mi misi in contatto con questi agenti. Allora non c'era internet, non c'erano le mail, insomma era un po' complicato, bisognava telefonare, mi procurai i numeri attraverso, insomma ci misi un po' di tempo per riuscire a mettermi in contatto con queste persone. Alla fine trovai un agente che, insomma, approfittando, infatti io parlo piuttosto bene inglese, quindi, insomma, allora loro mi mandarono del materiale, poi su questo materiale ci confrontammo e ne venne fuori una serie di articoli piuttosto interessanti su questo metodo investigativo che per noi era abbastanza insolito, che si basava sulla analisi, come dire, comportamentale del serial killer, che in questo, per l'appunto, c'era questa squadra, si occupava di omicidi seriali, basata sulle evidenze riscontrate sul luogo del delitto, che cominciavano dal modo, che cominciano tuttora, perché tuttora insistono in questa cosa, che cominciano dal modo in cui il killer ha agito, l'arma che ha scelto, la sequenza di fatti, così come ha lasciato il cadavere, le cose che può aver toccato, manomesso, agito e così via, che hanno probabilmente tutta una serie di significati da interpretare, no? Da interpretare attraverso motivazioni di carattere psicologico-sociologico, no? Era un po' curioso perché loro, come spesso fanno gli americani, hanno una
pubblicistica molto, come dire, accattivante, no? Cioè, raccontano tutto come nei film americani, dove poi alla fine il buono vince sempre, quindi queste unità, queste unità investigative, insomma, praticamente riuscivano ogni volta a scovare l'ago nel pagliaio, cosa che non è vera nei fatti, perché anche negli Stati Uniti ci sono centinaia e centinaia di serial killer che hanno agito e continuano ad agire indisturbati, insomma, oppure con dei risultati anche tutt'altro che da sottovalutare, perché ogni tanto ne viene fuori uno che confessa di aver ammazzato centinaia di bambini, di donne, di, e comunque di persone di cui non si era mai attribuita una, no, una fonte, era rimasta sempre sconosciuta. Improvvisamente si sa che questo signore, allora si tratta poi ogni volta di andare a verificare se è vero oppure se è semplicemente un mitomane, no? Quindi, al caso, perché nessuno crede alla colpevolezza, nessuno di noi ha mai creduto alla colpevolezza di Pacciani, degli amici, dei compagni di merende e di queste cose qua. Certo erano personaggi un po' strani, poveri, ma insomma, voglio dire, il profilo psicologico non corrispondeva neanche un, ecco, come un si filo. Come si immaginava lei questo individuo? Come si immagina? Ma dunque la vulgata voleva, e io a volte ho aderito anche così per pigrizia alla vulgata, no? Che un uomo capace di fare tutte queste operazioni, di organizzarsi e anche di incidere così, no? Di seviziare le vittime, le donne, la capacità di mira, no? Quindi era uno che sembra, così ci veniva detto dagli esperti di balistica, che era un tiratore molto efficace, bravo, che ci sapeva fare con il bisturi, e quindi queste, però francamente sono tutte, non c'è una prova scientifica secondo me di tutto ciò, no? Perché si può essere bravi a mirare anche per caso, no? Cioè uno, sì, sparo a 3 metri di distanza, quindi è facile che lo prenda uno. Dice sì, ma l'ha colpito proprio in testa, proprio in quel punto lì. Sì, va bene, ma non c'è una prova scientifica, ecco, che sia così vero. Mentre anche le capacità di incisione, di usare il bisturi o lo strumento che usava, che veniva descritta di estrema perizia, ma anche su quello io francamente ho una qualche dubbio. Mi sembrava una cosa truculenta, il fatto che poteva essere fatta anche semplicemente o da un macellaio oppure da un, non so, da un, non necessariamente il grande chirurgo o il medico, come, no? A lungo si è pensato e si è continuato a pensare. In ogni caso, per questo complesso di circostanze, che probabilmente potevano essere anche mitologia, si creò tutta una serie di ipotesi, per cui, e si facevano anche dei nomi purtroppo, no? Il ginecologo tale, il chirurgo tal'altro, il professionista X, in teoria il mostro doveva essere uno quantomeno laureato, se non proprio laureato a Harvard o a coso, all'Università di Firenze o in qualche altra università nostra. Quindi un uomo di cultura, forse di letture elevate, con qualche mania particolare, però insomma il risultato poi di questa identikit un po' artistico fu che non pochi sono suicidati, perché poi ci sono stati anche probabilmente dei casi familiari che ci sono sfuggiti, ma insomma una psicosi collettiva che ha creato varie specie di sottomostri, no? Coinvolgendo tantissimi, anche grazie a, come dire, una serie di indagini che di volta in volta hanno
come dire, colpevolizzato il tizio piuttosto che l'altro, hanno messo in carcere uno, poi l'hanno tolto, poi l'hanno scarcerato, poi ne hanno messo altri, insomma, c'è una catena, un rosario di interpretazioni, di intercettazioni della realtà che hanno creato molti colpevoli senza alla fine trovare il vero colpevole. È verosimile il fatto che sia più di uno? Oh, ecco, stavo arrivando lì. Il vero colpevole è che, secondo tutti noi che ci siamo occupati un po' di questa vicenda, anche così, sicuramente al lumine di naso, io sono un giornalista, non ho mai fatto l'investigatore, mi sono semplicemente informato e le statistiche, la statistica proprio ci dice che questo tipo di omicidi vengono fatti da una persona sola, cioè il gruppo non esiste, è una dimensione anche organizzativa eccessivamente complicata per fare, prima di tutto è visibile, prima di tutto poi si rischia che l'uno o l'altro si impauriscano e confessino, insomma più persone hanno una quantità di relazioni moltiplicate. Si è parlato di sette, si è parlato di mandanti. Sì, si è parlato di tantissime cose, no? Si è parlato di tantissime. Le sette sono uno degli elementi della mitologia del caso, no? I mandanti, idem, c'è ancora in corso a Perugia, c'è tuttora una inchiesta, secondo me, sciagurata su presunti mandanti, collegamenti e quant'altro, che è una fantasia sorretta da prove zero, cioè semplicemente indizi, così, intuizioni poetiche. Dunque, lei non ritiene verosimile che una setta? No, non c'erano né sette né gruppi né cose in questo caso. In questo caso è un disgraziato che è affetto da manie sessuali particolari, evidentemente incapace di avere dei rapporti normali con le donne, che si sfoga aggredendo il sesso della donna in modo particolare, no? E uccidendo l'immagine attiva di se stesso rappresentata dal compagno della donna. Le statistiche ci dicono che in questo caso è sempre una persona che uccide, uno che agisce da solo, e le statistiche hanno un senso, non è che sono poi tutte, sì, certamente ci possono esserci dei casi estremi che... Il mostro di Firenze ha suscitato da tantissimo tempo, sia in Italia ma anche nel mondo, un'estrema curiosità proprio per la complessità di tutto. Beh, dunque... Di tutte le indagini, delle stratificazioni che ci sono state sopra, dopo gli omicidi. Ma dunque nel mondo secondo me è eccessivo dire che nel mondo l'eco che ha avuto nel mondo, soprattutto nel mondo anglosassone, deriva dall'accoppiata mostro Firenze, è dove la parola Firenze che ha secondo me più fa senso, perché nel mondo casi di serial killer ce ne sono e ce ne sono stati tantissimi. In America, voglio dire, io ero bambino e si leggeva del mostro di Boston, forse ancora prima, non mi ricordo più, ma insomma lì, voglio dire, lì c'è una produzione industriale di mostri di serial killer, ecco. Quindi il nostro mostro di Firenze, finché era il mostro di Scandicci, non era neanche appetibile, tant'è che lo chiamavano Cicci, il mostro di Scandicci. Quando poi è diventato il mostro di Firenze, allora lo status si è elevato, il mostro a Firenze. Anche per la... Tant'è che, voglio dire, perfino Hollywood se n'è occupato, no? Se ne sta occupando attualmente? No, se n'è già occupato, c'è il film di... come si chiama il film? Con di Hannibal Cannibal, che è trasformato... Yes.
trasportata a Firenze in una dimensione, in una Firenze stralunata, oscura, no? La città gotica è oscura di suo, no? Quindi c'è nel, anche per la durata delle indagini. Ovviamente c'è, cioè, la durata delle indagini, sono 40 anni, però anche altrove ci sono casi, appunto, come si diceva prima, ci sono anche altrove, ci sono casi di serial killer che per tantissimi anni e tantissimi non li trovano. Le indagini durano 40 anni perché vanno volute far durare 40 anni e perché poi in Italia la durata dei processi è quello che è. Anche chi ruba un panino rischia di, un pezzo di pane o una pera, rischia di affrontare processi che durano 20 anni e non finiscono mai. Se non ha la fortuna di essere giudicato per direttissima, lui sta sotto processo per 20 anni. Figuriamoci uno che ha 8 duplici omicidi, no? Poi oltre a questi 8 duplici omicidi, la intuizione, le fantasie, le supposizioni di investigatori o anche di colleghi o di appassionati criminologi, le allargano questa casistica e la, fino a includere altre decine di delitti sparsi un po' per la Toscana, ma anche altrove in Italia. Cioè, quindi teoricamente, con l'ipotesi che sia sempre la stessa mano, oppure che insomma in qualche modo ci sia una specie di mostro che parla molte lingue, uccide in molti modi e per le ragioni più variegate. Io non riesco, ripeto, non sono un mostrologo, ma non riesco io a credere a questo approccio, ecco. Io ritengo che questo signore sia una sola persona che a un certo punto ha cominciato e forse ha avuto una sua evoluzione patologica e che a un certo punto per qualche motivo strano ha smesso, può essere anche morto, può essere, non lo so, un infarto, un incidente, una qualsiasi cosa, e che quindi ha smesso di uccidere come tanti altri serial killer hanno fatto. Sì, a un certo punto ha tentato anche di dialogare quasi con i magistrati, inviando appunto una lettera alla Procura della Repubblica con un reperto di questa povera ragazza ammazzata a Calenzano, in modo che fosse effettivamente di dare una prova concreta che la lettera proveniva dall'autore, però poi questo dialogo si è spento, si è interrotto, oppure non, si parlavano lingue che non si capivano a vicenda, e così altre centinaia, sicuramente migliaia di lettere, quasi sempre anonime, sono state mandate ai magistrati, alla polizia, ai carabinieri, qualcuna venivano mandate anche ai giornali, alcune le ricevetti anch'io e poi le trasferì agli inquirenti, come si faceva normalmente, no? Che comunque poi ho ricordato in questo libro. Però poi, insomma, voglio dire, è stato un dialogo interrotto. Io non credo che lo scopriremo mai, a meno che lui non abbia, sia ancora in vita, oppure non abbia lasciato presso qualche notaio qualche documento che un giorno ci dà la notizia, che con nome e cognome, che